La tua fede ti ha salvato. Sono queste le parole che il cieco guarito riceve da Gesù. La sua fede, il suo desiderio di essere guarito, di incontrare il Signore, ha cambiato in modo definitivo la sua vita. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si avvicinava a Gerico. Un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: passa Gesù il Nazareno. Il cieco è privato di ogni speranza, vive della carità altrui e non sa dove andare. Si trova all'ingresso di una città che è stata simbolo del peccato e che Dio cerca di conquistare. La cecità non è solo una malattia, ma è anche il segno di qualcosa di più profondo. Nella perdita della vista c'è tutto l'abisso di chi è senza speranza e non ha una fede a cui appoggiarsi. Allora gridò dicendo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Non potendo vedere Gesù, lo chiama con tutta la voce che ha. Non si lascia intimidire dalla folla che in quel momento segue Gesù. Urla ancora più forte tutto il suo dolore e la sua disperazione. Triste notare che sia la folla di discepoli a impedire che questo cieco possa incontrare il Signore. Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino, gli domandò: che cosa vuoi che io faccia per te? Non è Gesù ad andare dal cieco, ma chiede alla folla di portarglielo. Sono le parole di Gesù che ricordano ai discepoli quale sia il loro compito: portare le persone, specialmente i malati, a Dio. Immaginata la scena, ci appare strana la domanda che ha un preciso significato. Essa vuole risvegliare nel cuore di questa persona ciò che ha già nel cuore. Gesù non si impone, ma sempre si mette in ascolto di quanto risuona dentro di noi. A questa domanda io cosa risponderei? Ed egli rispose: Signore, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. La vista è stata persa e ora vuole tornare a vedere. È segno di una vita che si è spenta e si è immersa nell'oscurità. La speranza si è affievolita nel cuore di questa persona e ora cerca di nuovo una luce. Gesù riconosce i meriti della fede di quest'uomo. La tua fede ti ha salvato. Gesù non si prende il merito di questo miracolo. Senza la fede di quest'uomo nulla sarebbe successo. Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio, e tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. L'uomo ormai guarito non smette di condividere la sua gioia. Continua ad urlare come faceva prima per attirare l'attenzione, ma ora la sua gioia ha contagiato anche gli altri e tutti si uniscono a lui. La speranza è tornata nel cuore di quest'uomo. Quale grido interiore da rivolgere a Dio rimane soffocato in me?